Questo fa riflettere molto, a riflettere molto pensando di cercare e di scovare dentro noi qualcosa che ci potrà far star bene, qualcosa che potrebbe essere definito una potenza superiore e arrivare a questa potenza superiore cercando solamente noi stessi. Si parla di risvegliarsi, il risveglio. Che cos'è il risveglio? Il risveglio può essere attribuito e associato alla primavera, alla natura che si risveglia dopo il letargo, agli animali, ai fiori, alle piante, a tutto un insieme di cose. Ma il risveglio può essere attribuito anche a noi, il risvegliarsi dalla nostra consapevolezza, da quello che ci sta capitando ultimamente, anche quello magari inteso come aprire gli occhi, guardarsi quello che c'è attorno a noi, non proseguire come cavalli con i paraocchi che vengono condotti, ma andare avanti, oltre. Stiamo affrontando un periodo definito anche guerra, una guerra che stiamo affrontando per combattere questa epidemia in corso, e mi sto riferendo al Covid-19. Semplicemente detto coronavirus, che può essere definito anche come una tempesta che stiamo affrontando. La parola tempesta deriva dal latino tempestas, tempestatis, che significa epoca, tempo. Tante volte viene attribuita a circostanze atmosferiche. La tempesta è legato alla forza distruttrice, è un simbolo della forza che viene dall'alto, dalla natura, dal destino, una forza che purtroppo non si può contrastare. Ci si potrebbe affidare alle mani della tempesta e proseguire nel percorso della tempesta per pensare che questa tempesta possa produrre frutti migliori, oppure abbandonare la tempesta e seguire un'altra direzione dove si è convinti che questa tempesta porterà danni. E seguendo ovviamente un'altra direzione, la tempesta non porterà danni. Tante volte ci nascondiamo dentro di noi per paura di affrontare la situazione. Allora cerchiamo un nostro io, cerchiamo nel profondo un nostro ego, così definito, il nostro sapere. E per paura di non sapere, tante volte ci lasciamo trasportare dalla situazione, pensando che sia la soluzione migliore. A chi bisogna affidarsi tante volte? Io penso affidarsi a un gruppo, ovvero parliamo anche di seguire la massa, come il gregge segue il pastore per andare sulle montagne a pascolare, oppure non seguire la massa e seguire il proprio istinto. Tanti dubbi, tante cose che ci sorgono alla mente, ma farò bene, farò male? Ma perché proprio a me
questa cosa. Tante volte uno si domanda e si chiede, sto riferendo ovviamente quando uno si fa queste domande, perché proprio a me, quando magari gli capita un lutto, una disgrazia. Adesso parliamo della collettività, dell'insieme delle cose che stanno capitando ultimamente. Seguire un percorso, seguire delle restrittive, ovvero mi sto riferendo ad obblighi che ci hanno dato, per non far sì che questo virus si diffonda, ma un virus si diffonde, potrebbe anche nell'aria, ovunque, e non solo tramite contatto. Tutto ciò è l'istinto che ci porta a rinchiudersi un po' in se stessi. Io vivo, sono qui, sulla Terra, possiamo anche definirla sul pianeta, e a cercare di fare del bene o del male e a seguire ovviamente le indicazioni che ci vengono stabilite, prescritte. Negli anni addietro, se si parlava di massa, di rivolte, in quanto una persona o più persone non volevano accettare queste situazioni e quindi rivoluzioni tra di loro, saccheggi, anche per combattere purtroppo la carestia, ovvero quella che si è diffusa tante volte sul nostro pianeta. L'uomo, per vivere, ovviamente, per il suo fabbisogno quotidiano, deve mangiare, procurarsi il cibo. E già all'epoca dei primitivi, se ricordiamo, l'uomo cosa faceva? Andava a caccia di animali per mangiare, ovviamente, per procurarsi. Ma a loro volta, altre persone andavano a caccia per procurarsi il cibo. Non era solo un unico uomo sul pianeta, ce n'erano altri. Mi sto riferendo più o meno all'epoca della preistoria. Quindi facciamo un resoconto e pensiamo come poteva essere in quel periodo la situazione. Un ambiente tutto diverso, una natura diversa da tutto quello che noi adesso siamo abituati a vivere, un altro stile di vita. E ultimamente ci stiamo abituando, stiamo facendo un altro stile di vita, il non uscire, uscire solamente con predisposizioni date,